Buongiorno ragazzi, oggi nell'ambito della quinta esercitazione dialoghiamo con Roberto Salvo che in Conf Cooperative Brescia si occupa di promozione, marketing e servizi. È la persona che assiste i soggetti che vengono in Conf Cooperative e vogliono avviare un'impresa e aiuta quindi la costituzione e la formazione di idee imprenditoriali fino ad accompagnamento allo startup aziendale. A lui abbiamo chiesto di illustrarci modelli e potenziamenti che questi modelli possono avere nell'accesso al mercato con alcune formule cooperative che si affacciano al mondo imprenditoriale della cooperazione, promosse anche dall'organizzazione stessa. Roberto Salvo. Ciao. Dopo qualche anno di esperienza, un anno anche all'estero, in ambito commerciale, call center, ambito formazione, sono approdato in Conf Cooperative nel 2003 e lì è stato il mio impatto con la cooperazione. Impatto, tra virgolette, violento, in quanto sono stato messo subito in prima linea per quanto riguarda la promozione della cooperativa, quindi come diceva Giorgio, il discorso di incontrare gruppi informali e capire se la cooperativa era il destino giuridico più adatto per il loro progetto imprenditoriale e poi andare sul territorio a incontrare le cooperative che man mano nascono in provincia di Brescia e verificare un po' se è possibile un discorso associativo. Questa cosa qua pian piano mi è entrata anche nel sangue e nelle vene, tant'è che anche quando vado in vacanza con la famiglia, dove c'è una cooperativa, scatto fotografie, approfondisco il tema, proprio per vedere un po' se il modello che conosciamo noi qui sul territorio è un modello specifico del nostro territorio, oppure diventa un modello che è replicabile su altri territori e viceversa quello di altri territori che possa essere replicato sul nostro territorio. Esperienze che arricchiscono tantissimo da questo punto di vista. È così che ho incontrato io la cooperazione e che cerco di alimentare questo discorso di cooperatore pian piano, un passettino per volta. Cosa faccio? Promozione cooperativa e marketing associativo essenzialmente. Dal punto di vista sindacale seguo le cooperative che operano nel mondo sanitario, una su tutte la CEF ovviamente, ma oltre alla CEF, che è la cooperativa che compra il gruppo d'acquisto delle farmacie, che compra i farmaci e poi li fornisce alle farmacie che sono sue socie, oltre a quelle ci sono cooperative nell'ambito medico, ambito infermieristico, e l'altro settore è il settore dell'edilizia, che oggi annovera anche le cooperative di comunità, che è uno dei temi che affronteremo. Allora, tipologie di cooperative. Non stiamo qui oggi a parlare di nuovi modelli cooperativi, perché in realtà come un modello cooperativo nuovo non c'è un vero nuovo modello cooperativo, se non la cooperativa artigiana, che propone un rapporto col socio diverso da quelli tradizionali in cui i soci magari sono dipendenti oppure collaboratori come partita IVA eventualmente. E il tema, la cooperativa principale che negli ultimi anni ha avuto anche molta cassa di risonanza, molta risonanza sulle reti, sulla TV, è quella degli Workers Buyout. Che cos'è la cooperativa Workers Buyout? Allora, to cure, dobbiamo immaginare un'azienda che fallisce e i suoi dipendenti che hanno il know-how, hanno le attrezzature, hanno la competenza, decidono di continuare quel tipo di attività, rilevare l'attività e partire con quel tipo di attività. Quindi ricontattare tutti i fornitori, tutti i clienti, fare un investimento e lì c'è tutto un giro di un impegno da parte di banche, di istituzioni affinché quel gruppo di dipendenti non perda il lavoro, quel territorio non perda quella rete, quella ricchezza e continui in quel percorso imprenditoriale. Però di questo abbiamo degli esempi, perché conoscete Scalvenzi, poi c'è anche AGV, insomma diverse esperienze, sto parlando di esperienze sul nostro territorio della provincia di Brescia. Ma se allarghiamo lo sguardo, pensiamo al dipendente che vuol diventare imprenditore, allora la tipologia degli Workers Buyout si amplia un attimo, perché in questa categoria, se vogliamo categorizzare per semplificare la nostra idea, di cooperativa, possiamo far rientrare anche quei dipendenti o collaboratori che hanno continuato l'attività
senza che l'azienda sia fallita, oppure l'hanno continuata con un'azienda che ha chiuso e dopo qualche anno hanno ripreso l'attività della stessa società. E qui abbiamo diversi esempi, abbiamo nel mercato ortofrutticolo la Gelen Fruit, abbiamo la Nuova Età nell'ambito sanitario, Contrada 34, un'agenzia di viaggi che di fatto non ha comprato l'attività, il ramo d'azienda dell'azienda presso cui lavoravano queste tre signore, ma hanno continuato la loro attività di agenzia di viaggi. Ma perché questa scelta? Perché non volevano assolutamente, prima di tutto, disperdere la competenza che avevano acquisito negli anni. Seconda cosa, volevano dividersi. Volevano continuare a lavorare insieme nello stesso luogo con gli stessi clienti, se non cercare di ampliare ovviamente la gamma dei clienti. E un altro esempio ovviamente è Di Marte. Di Marte, che opera nella commercializzazione delle opere d'arte, un'esperienza che qui su Brescia era famosissima sui canali TV, e un gruppo dei 70 dipendenti di quell'azienda storica di Brescia, un gruppo di 5 persone, ha fatto un investimento, ha messo in gioco la propria cassa integrazione e ha cercato di rinnovare quel tipo di offerta sul mercato, rinnovandola con nuovi mezzi tecnologici, nuova comunicazione. Un altro esempio di dipendenti che definisco workers by auto sono quelli che vogliono realizzare il proprio sogno. Quindi quelli che sono in un'azienda che forse è in crisi, forse non in crisi, ma che si licenziano e diventano imprenditori. In città abbiamo un negozio, Fairmade, che rispecchia questo tipo di esperienza. L'ultima cosa, situazioni un po' più difficili, il titolare chiude e chiede ai suoi dipendenti di prima di diventare il service dell'impresa nuova che il titolare va a fare. Una cosa molto strumentale, tante volte i dipendenti si rifiutano, ma cosa mi interessa a me di questa cosa qua, e prendono la loro strada. Altre cose inquadrano questo tipo di situazione come un'opportunità. Ma guarda te, mi sta chiedendo di diventare imprenditore. Parto avvantaggiato rispetto a chi fa un salto nel vuoto, perché comunque ho qualche commessa, ho un luogo, e allora a quel punto posso accettare la sfida. È qui che nasce Scansoft, più di 10 anni fa, nell'ambito della digitalizzazione dei documenti, quindi dell'archiviazione elettronica, però su 12 dipendenti che c'erano, in 3, il numero minimo per fare la cooperativa, quindi il 3 l'abbiamo dovuto tirare per i capelli, non sono io il testimonial ovviamente di questa cosa, ma quei 3 lì hanno costituito la cooperativa e hanno colto come opportunità. Dopo 10 anni sono ancora in piedi perché accanto alla competenza tecnica hanno sviluppato competenze imprenditoriali, competenze di contabili, fiscali, competenze anche strategiche. La strategia aziendale è diventata materia di esame, materia di impresa, al pari del controllo di gestione di tutte le altre attività. Questo per uno sguardo futuro. Un altro esempio di cooperazione che troviamo molto diffuso in alcuni territori, meno in altri come il nostro, è la cooperativa di comunità. Perché non è così più diffuso? Perché prima di tutto non c'è una legge che mi identifica, che mi valorizza le cooperative di comunità. In Regione Lombardia la legge infatti cita semplicemente la legge 36 del 2015 sulle nuove norme per la cooperazione in Lombardia, all'articolo 11, cooperative di comunità e di autogestione. Cosa dice? Dice che per cooperative di comunità si intendono cooperative che promuovono la partecipazione dei cittadini all'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni, quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il paesaggio, l'educazione, nonché l'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale. Ha descritto la cooperativa in generale. Quindi non è un nuovo modello, è la cooperativa classica di produzione lavoro, il circolo, la cooperativa di consumo, la cooperativa sociale, la cooperativa agricola, che però opera in situazioni un po' più particolari, un po' più difficili, magari soggette a spopolamento, soggette a divisioni, soggette a tensioni sociali. E allora dove identifichiamo la cooperativa di comunità? La identifichiamo in zone, aree interne, zone di montagna,
Ne identifichiamo anche, soprattutto, anzi non soprattutto, anche, diciamo, perché allo stesso livello dal punto di vista della difficoltà della promozione dell'impresa, in quelle zone metropolitane dove è difficile fare l'imprenditore. Penso a Milano, penso anche a Napoli. Nel quartiere Sanità, che ogni 3x2 finiva fino a poco tempo fa sui giornali perché c'era un problema di mafia, camorra, eccetera, lì invece un gruppo di ragazzi si è laureato in architettura, ha recuperato le catacombe che erano gestite dal Vaticano, le ha rivalorizzate, ha ricreato un giro di turismo portando gente a frequentare quel quartiere quando una volta i tassisti si fermavano all'inizio del ponte che collega la città al quartiere e oltre quel ponte non andavano, non passavano vicino a quel ponte perché avevano paura che potesse succedere qualcosa a loro e al loro taxi. Oggi i tassisti entrano e accompagnano i turisti fino alle porte delle catacombe di San Gennaro e di San Gaudenzio. Cosa vuol dire da lì? Da lì vuol dire dare occasioni di lavoro a persone del posto, fare in modo che un ragazzo che nasce e vive in quella zona non sia costretto per motivi di famiglia, di socialità e di lavoro a allontanarsi, mantiene le sue radici nel posto. Da lì cos'è nato? Un collegamento stupendo con questa sensibilità di dare quell'occasione lì, di risposta dei bisogni anche ad altri tipi di bisogni. È nata una casa famiglia, raccoglie i ragazzi di strada. È nato un'associazione che offre occasioni di sport dove all'interno di una chiesa. All'interno di una chiesa hanno allestito un ring e fanno lezioni di pugilato. È una distrazione, è una motivazione che allontana i ragazzi dalla strada. Hanno fondato anche un SRL che è un'etichetta discografica che promuove la musica e i dischi di ragazzi che hanno quel tipo di competenza e di abilità. Quindi non stiamo parlando più neanche di cooperativa di comunità, ma di rete comunità che sta valorizzando quel territorio. Su Brescia, torniamo da noi, su Brescia abbiamo un paio di esempi, a Tignale, Mingardone, Valtrompia, dove ci sono delle realtà cooperative che cercano di promuovere i prodotti del territorio, cercano di raggiungere quella persona che vive in quella frazione lontana, 2 chilometri dal centro abitato, ma che devi raggiungere attraverso una salita incredibile, dove neanche col motorino, neanche con la bici elettrica riesce ad arrivarci, ma la riescono a raggiungere e a quell'anziano, oltre a portargli il farmaco, oltre a portargli il libro di scuola per il nipote, oltre a portargli la spesa, si fermano un secondo, bevono il caffè e fanno due parole con quella persona. È un servizio sociale? È un servizio di collegamento? È un collante con la comunità? Sì, questa cosa è la risposta a questa cosa è sì. Questa è la cooperativa di comunità. Su altri territori ci sono diverse esperienze ed è bello anche quando vai in giro, non solo per l'Italia, ma anche in altri territori, a curiosare, a guardare queste esperienze e capire quali sono gli ingredienti che hanno portato allo sviluppo dell'impresa. L'impresa poi può far nascere un ristorante, può riaprire un albergo. Però è molto importante che è molto curioso il fatto che questi ingredienti spesso siano i soliti e i comuni, a prescindere dal territorio, a prescindere dalla nazionalità, che sono quelli del bisogno della socialità, del sedersi accanto a una persona che è sola, bere un caffè con lei, ascoltare e riportare quel tipo di problema verso la cooperativa. Perché? Perché la cooperativa attenta, sente il problema di Mario, sente il problema della Rosa Rossi, sente il problema di Francesco, sente il problema di Rosalba, cosa dice? Caspita, qui possiamo generare un futuro, possiamo generare un servizio. Quindi anche in quel dialogo c'è il seme per uno sviluppo imprenditoriale. E la cooperativa di comunità su queste cose non può sottovalutare, non può avere dei filtri troppo stringenti, deve far passare tutto e riflettere su tutto.
L'altro ambito di tipologia di cooperative sono le cooperative artigiane, una cooperativa che io trovo da un certo punto di vista fantastica, perché noi siamo abituati a un mondo in cui su certi settori c'è l'impresa familiare, c'è la ditta individuale, c'è un controllo verticistico. Ecco, la cooperazione, col suo concetto di democrazia, col suo concetto di porta aperta, col suo concetto che uno è il capo, ma non è il capo per sempre, ma è il capo finché è riconosciuto dalla base sociale, ecco, prova a entrare anche in questo mondo, dando comunque delle opportunità di lavoro. Pochi giorni fa siamo stati dal notaio e abbiamo accompagnato dal notaio tre ragazze e un ragazzo. Le tre ragazze erano fuoriuscite dal mondo del lavoro, ambito tessile, più di un anno fa. Traverso la cooperativa artigiana hanno trovato la formula societaria per rientrare nel mondo del lavoro da protagoniste e con l'inquadramento che è possibile del socio artigiano hanno trovato quella elasticità che permette loro di affrontare con più serenità la fase iniziale. La sfida qual è stata? La sfida è stata quella, da un lato, di non perdere la ricchezza e la maestranza che loro hanno e possiedono in Val Camonica. Dall'altro, è una sfida tutta loro, che il prodotto che cercheranno di fare abbia mercato. Qual è il prodotto? Prendono le commesse da un'azienda che produce tappeti e col filo di quel tappeto producono abbigliamento tecnico per lo sport, per chi va a corsa, per chi va a correre, per chi fa trail running, per chi va a sciare. Quindi è una sfida di entrare in quel settore che oggi ha dei grossi marchi che però cercano di valorizzare il prodotto di un made, non made in Italy, di un made in Val Camonica, che forse sarà un made in Ceto, ecco. Il dare valore a un piccolo nucleo e che abbia un che faccia da cassa di risonanza e da eco che vada oltre i limiti e i confini che magari ci possiamo aspettare in quell'ambito. Altri scenari, quello dell'agricoltura sociale. Ecco, promuovere cooperativa qui significa entrare in un tema, quello dell'agricoltura sociale. L'agricoltura sociale in questo momento è concepita come l'ambito sociale, la cooperativa sociale che fa inserimento lavorativo da occasioni di lavoro a persone fragili che entra nell'agricoltura. E questa la direzione, questa è la direzione da sociale ad agricoltura. Agricoltura che è un mondo importantissimo, un mondo con investimenti, mondo molto articolato, tutt'altro che banale. Perché la persona fragile entra nel mondo dell'agricoltura? È mediato questo rapporto perché va a lavorare la terra. Torniamo ai principi base, torniamo al fatto di sporcarci le mani e di riconoscerci in valori base, i valori che ci hanno portato magari a costituire la cooperativa o che ci hanno impartito quando eravamo bambini. La sfida qui, parliamo di sfide, sempre sfide, allora quello che vorremmo che fosse ogni tanto che questo direzione fosse invertita, non più dal sociale verso l'agricoltura, ma dal mondo dell'agricoltura che va verso il sociale. Perché poi il mondo dell'agricoltura si avvicina al mondo del sociale, perché il mondo dell'agricoltura intende il mondo del sociale come sostenibilità, come ambiente. Ecco, guardiamo anche alle persone. Guardiamo le persone e da qui si agganciano tutti i temi del non spreco, del protocollo di Kyoto, ed è un connubio molto vincente. La cooperazione, stando su questo tema, può dire la sua con atti concreti. Collegato a questo ambito ci può essere anche quello della ricettività diffusa. Come ricettività diffusa solitamente intendiamo l'albergo diffuso, che ha dei limiti, ha un perimetro l'albergo diffuso. Il perimetro è quello dei 200 metri, vado a memoria, c'è una legge regionale rispetto a un totem. Quindi c'è un totem che ti dice i servizi e puoi andare a dormire presso quell'appartamento, mangi presso quel ristorante, fai colazione presso quell'altro, tutto nel diametro o nel raggio di 200 metri rispetto al totem. Ecco,
Anche qui la ricettività diffusa, intesa come cooperazione sociale, mi dà un servizio in più, mi completa questo concetto con un servizio che è quello dell'attenzione alla persona. Io, se dovessi avere un figlio, faccio un esempio, con una fragilità che può essere quella dell'autismo, con la ricettività diffusa in ambito sociale, so che vado in quell'ostello, in quell'albergo, in quella casa vacanze gestita da una cooperativa sociale che sta facendo dell'inserimento lavorativo, quindi darò una mano a quella persona che è in difficoltà. Ma magari so anche che quelle persone hanno all'interno della base sociale degli educatori, degli assistenti, delle persone qualificate che possono aiutarmi a gestire mio figlio per quella fragilità qualora avesse un momento di difficoltà. Quindi serenità e tranquillità da parte del genitore di andare in un mondo non sconosciuto, ma un mondo accogliente. Quindi l'accoglienza proprio a 360 gradi. Un esempio bellissimo a Vestone, Lago d'Idro, quindi lì paesaggi e posti dove si possono fare anche diversi sport, puoi fare kitesurf, puoi fare paracadutismo, puoi fare arrampicata, puoi andare a vedere la Rocca d'Anfo, puoi andare a vedere quello che vuoi. Se tu famiglia, hai un familiare che devi accudire, sostenere, che è fragile, puoi anche dire, ok, in quelle due ore in cui mi stacco e faccio la mia nuotata, la mia traversata del Lago d'Idro, in quelle due ore mio figlio non è solo o sulle spalle dell'altro familiare, ma è assistito da delle persone che sono competenti e che sono in grado e qualificate per potermi dare questo mio spazio. È un servizio in più, è una ricettività diffusa che mi regala un servizio in più, quindi un servizio anche per la famiglia. Collegato a questo, Cito l'esperienza di Brescia Buona, promossa da Fondazione SM, perché in Brescia Buona ha cercato di mettere insieme realtà che facessero. È nata come Brescia Buona, come cucina buona, ma ho già visto sul loro sito che hanno aperto la parentesi accoglienza e cultura, tutto all'interno di una rete di cooperative sociali, probabilmente strizzando l'occhio a Brescia Bergamo, capitali della cultura, che è dietro l'angolo. E poi subito dietro, svoltato l'angolo, c'è Milano Cortina, i mondiali di sci, quindi siamo alle Olimpiadi della neve, quindi siamo in quel novero lì, è tutto un fiume di gente, di turismo, non solo turismo ma anche di persone e famiglie che avranno determinate esigenze, e la cooperazione si sta già organizzando facendo rete come risposta, come servizi rispetto a quello che potrà accadere, quello che ci accadrà qui sul nostro territorio direttamente. Un ultimo esempio di cooperazione è la cooperativa tra professionisti, che è tra le prime che ho conosciuto quando sono venuto qui in Confcooperative, perché qui in Confcooperative sono venuto nel 2003, nel 2005 abbiamo promosso la cooperativa Conf Consulting. E un cooperatore, Luca Canesi, che è ancora all'interno della cooperativa, che ha vissuto dei momenti difficili per delle tensioni interne, che grazie al fatto di essere cooperativa è riuscito a superare, perché è stato permesso, grazie alla formula della cooperativa, di far uscire chi non era più allineato o chi non remava nella stessa direzione e far entrare, quindi valorizzare, anche il neodiplomato o il neolaureato in società e dare il suo contributo. È una cooperativa tra professionisti, vuol dire che è una cooperativa nella quale ognuno ha la sua partita IVA, la cooperativa funziona una sorta di ombrello che vende e preventa e promuove e ha una serie di competenze, di servizi complementari che vanno in tema edilizio, in tema di ambiente, in tema di certificazioni energetiche, quindi le professionalità all'interno di questa cooperativa sono ingegneri, architetti, geometri, che si specializzano ognuno su un ambito, perché quando devo costruire una casa c'è quello esperto di infissi, quello esperto di qualificazione energetica, insomma, e sono complementari. Io cliente, quando ho a che fare con loro, vedo una cooperativa. Poi dietro si specializzano, sono specializzati, quindi a seconda dell'ambito della commessa sono complementari rispetto a questo tipo di servizio.
Ed è una realtà che fra l'altro poco tempo fa ha cambiato la sede, quindi è in spazi molto più ampi, che sono spazi che riflettono un po' questo discorso di interazione, di cambio, di apertura verso nuove professionalità, insomma un ambiente che riflette quello che esprime la competenza di quella cooperativa. Eccoci con l'esperienza delle cooperative che organizzano eventi, di cui avevamo un'esperienza di poco tempo fa, si chiamava 201, ed era formata da ragazzi che naturalmente nel periodo dell'evento lavoravano 24 ore su 24, poi finito l'evento erano lì a, tra virgolette, girarsi i pollici. Questa cosa qua come può essere inquadrata dalla normativa del lavoro? In Italia è impossibile, è una normativa piuttosto rigida, e allora avevano aperto la loro partita IVA, che era il punto di forza da un certo punto di vista. Nel loro caso è stato anche il punto di debolezza, perché chiaramente ognuno con la sua partita IVA è come se fosse una microimpresa all'interno di un'altra impresa, e quindi a un certo punto un paio di persone hanno preso una commessa importante, non l'hanno fatta navigare nella cooperativa e hanno proseguito con il loro percorso. Quindi questo discorso importante della condivisione, della socialità, della trasparenza tra i soci è fondamentale, sia che tu sia dipendente, sia che tu abbia la partita IVA. Se ci sono questi valori qua, che sono valori di continuità, sui quali anche cooperative da 600 dipendenti costruiscono i loro statuti su questo valore qua, allora ci può essere una continuità nel tempo della cooperativa. Cauto è una cooperativa storica di Brescia, circa 30 anni se non sbaglio, è nata da una esperienza di associazione. Nello statuto il consigliere, i membri del consiglio di amministrazione, dopo due mandati vengono mandati a casa, non possono più rinnovarsi. E allora cosa succede? Vuol dire che arriva un terzo che cade giù dal cielo? No, vuol dire che chi entrerà nel consiglio di amministrazione fa un percorso di conoscenza dei vari reparti, entrerà nel CDA come uditore, ascolterà quali sono le competenze, gli ambiti, le attività da fare, perché il suo ruolo cambia, non sei più dipendente, ruolo tecnico, ma è anche un ruolo strategico, che ci si aspetta questa cosa qua da te quando entri nel consiglio di amministrazione, però magari non te lo senti su. E siccome c'è la responsabilità sul territorio, per gli impegni che hai sul territorio, e con i dipendenti, hai 500 famiglie a cui versi lo stipendio, prima che uno dica ok, voglio fare il presidente perché è bello apparire in TV, vediamo se te la senti e vediamo se l'organizzazione ti legge in grado di farlo. E comunque dopo due mandati, vuol dire sei anni, perché ogni mandato di solito dura tre anni, tre bilanci, dopo due mandati puoi andare a casa. E lì vediamo anche le storie di chi poi non accetta questa cosa e allora poi si dice, perché poi ci sono le persone, operative formate da persone. Grazie. Roberto, io sottolineo solo alcuni passaggi per la vostra esercitazione che ha fatto Roberto, dando enfasi a quanto lui ha già illustrato. Il primo, quando dice che appunto viene data occasione di lavoro alle persone del posto, è il tema della territorialità della cooperazione, l'essere ancorati ad un territorio. Molto spesso si parla anche di localizzazione, perché questo non vuol dire rimanere chiusi in ambiti economici, geografici, vuol dire gabbia, ma rendono possibile invece su quel territorio fornire occupazione in connessione con il resto del mondo. Poi le tecnologie evidentemente aiutano, ma in quel territorio si pone attenzione a quelle persone, è una specificità della cooperazione. La seconda cosa che lui ha sottolineato e che volevo, come dire, rendere anche alle vostre evidenze è il tema della, quando ha fatto l'esempio della cooperativa che gestisce le catacombe a Napoli, è di come poi si sono generate altre forme di cooperazione. Ecco, questo è sostanzialmente l'applicazione del sesto e del settimo principio della cooperazione, quella in cui appunto le cooperative promuovono altre cooperative e collaborano tra loro e, quindi ha dato un'esemplificazione perfetta, diventano momenti di attenzione alla comunità, settimo principio.
Terzo aspetto che volevo sottolineare sui suoi interventi è il tema della cooperativa artigiana, di quello che effettivamente è il modello vero, giuridico, nuovo di impresa, insieme a quella da professionisti, che identificano modelli di statuto e regolamenti interni particolari. Qui la cooperativa artigiana aveva fatto un passaggio abbastanza interessante sul tema appunto della tipicità dell'impresa bresciana, se volete l'impresa familiare, quella in cui la democraticità e quindi la partecipazione si abbina alla flessibilità sul lavoro. Diventa una formula interessante proprio perché si riesce, come dire, ad abbinare imprenditorialità sui lavoratori che prima invece rimanevano esclusi da un certo percorso di partecipativo rispetto all'impresa. L'ultimo, anzi il penultimo passaggio che ha fatto e che mi premeva sottolinearvi è quando ha raccontato dell'agricoltura sociale, di questa direzione, in questo momento del fenomeno dell'agricoltura sociale, tale per cui sono le cooperative sociali che vanno nella direzione dell'agricoltura. Sarebbe interessante, si sta promuovendo questo tipo di meccanismo, di come dire, porre attenzione invece al mondo agricolo nei confronti dell'agricoltura sociale, in una inversione di direzione. Questo perché come lui ha ricordato anche sui temi come dire, attenzionati dall'Europa e dall'agenda 2021 e seguenti, già da quella, l'agricoltura estensiva deve prendere il posto in qualche modo dell'agricoltura intensiva, cioè il benessere del territorio, il benessere dell'ambiente, il benessere delle persone deve in qualche modo lasciare il passo a quello che fino ad oggi è stato invece un'agricoltura di tipo intensivo che tendeva a sfruttare come dire, terreni e beni e mezzi e uomini in modo che non è più sostenibile. Questo devo dire un grande passo su cui l'agricoltura sociale, o meglio la cooperazione, sta provando a muovere passi. Ultimissimo passaggio, e poi concludiamo, è quando ha raccontato la cooperativa tra professionisti, altro modello di impresa in cui appunto le partite IVA si aggregano. Qui c'è un passaggio fondamentale, è un passaggio di attenzione alle persone nella forma di impresa cooperativa, perché nello studio professionale, come lui ricordava bene, il professionista aggregato allo studio di solito non firma neanche i progetti, è il titolare dello studio che firma i progetti. In questo caso lui la cooperativa fa in modo di far emergere la professionalità e tutti democraticamente possono partecipare alla forma di impresa e firmare i propri progetti, dare evidenza alle loro professionalità. L'ultima cosa che dico, proprio per riassumere quanto lui ha esplicitato, è che queste sono declinazioni di forma di impresa cooperativa in ambienti di mercato. Quindi al di là dell'impresa artigiana, dell'impresa professionisti che identificano effettivamente un modello di impresa, le altre sono declinazioni attraverso le quali la cooperazione trova potenziamento in alcune direzioni di mercato. Grazie a tutti, buon lavoro. Volevo dare un'ultima nota facendovi fare una panoramica del luogo in cui ci troviamo. Questo è uno spazio che si chiama COPAP, realizzato dagli studenti dell'Accademia Santa Giulia per rendere iconograficamente visibile che cos'è una cooperativa attraverso i propri principi, i propri valori e la propria storia a chi frequenta Conf Cooperative. Questo è uno spazio aperto, disponibile anche per voi, qualora voleste approfondire i temi della cooperazione. C'è una biblioteca all'interno della quale, con la quale appunto è possibile approfondire i vostri temi, le vostre tesi. Ci trovate tutti a disposizione per aiutarvi a sviluppare temi. E se volete appunto approfittare di questo luogo come studio, come momento di confronto con l'associazione, tenete presente che è un luogo appunto aperto a tutti. I valori e i principi rappresentati dagli studenti con una forma iconografica dell'albero dei frutti sui valori della cooperazione, i transpallet che ci ha fornito una cooperativa di logistica sono diventati supporti attraverso la quale diffondiamo i modelli, i testi che abbiamo diffuso, persino i lampadari sono stati progettati e costruiti da una cooperativa di produzione lavoro e nelle come dire, fotografie, in quanto appeso alle
pareti, troverete la storia della cooperazione bresciana in tutte le sue declinazioni sui settori. Spazio condiviso e aperto a voi, se volete venire a studiare o ad approfondire gli argomenti che abbiamo trattato, a vostra disposizione.